Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Non so se ci sono riuscito, ma ho tentato di leggere con calma. Questo che è un inno difficile, ma in fin dei conti un inno dell'amore di Dio, sapete. Questo, chi l'ha scritto, ha voluto cantare questo Dio immenso e dirci che questo Dio non è più distante. Anche se le parole sono alte, però Lui è tanto vicino. È pienezza di amore, è presenza amorosa. Un Dio che non ha voluto quindi rimanere là nei suoi cieli, ma ha voluto piantare la sua dimora in mezzo a noi. E mentre leggevo dentro di me, spero dentro di voi anche, veniva fuori un grazie, grazie, grazie Dio, grazie perché sei Dio in mezzo a noi. E la Chiesa ha voluto scegliere questa parola perché c'è un piccolo grande rischio che corriamo. Il Natale lo consideriamo come una bella festa, però è insomma tanto poetica, è tanto piena di sentimenti, di tenerezza, ma è molto di più. Non possiamo fermarci a questo. Chi è questo Dio che è nato, questo bambino, chi è? Ecco allora che San Giovanni ha scritto queste parole. Pensate che ha cominciato a chiamarlo, questo bambino che è nato, questo Dio, lo ha chiamato con una parola per noi un po' incomprensibile, ma non tanto poi così lontana. Verbo, e il verbo, il verbo, il verbo. Che cos'è il verbo? La parola. La traduzione più semplice è la parola. Che cos'è una parola? Provate a pensarci. Che bello che è comunicare. Attraverso la parola, certo, ci sono tante altre forme, ma la forma più normale, concreta, simpatica, no? Che vuol dire che ci mette uno davanti all'altro, è proprio questa parola. Difficile comunicare con una persona sorda, no? Dio non è sordo. Difficile comunicare con una persona muta, Dio non è muto. Dio è parola.
Allora le porte si aprono, la comunicazione è immediata. Io entro nel tuo cuore, tu entri nel mio cuore. E ci diciamo quello che abbiamo a cuore, perché in fin dei conti la parola, fin nel suo intimo, è la verità, è l'amore che c'è dentro uno e che va verso l'altro e che ritorna. Quando due persone si vogliono bene, anche se si dicono su, in fin dei conti è perché cercano di scoprire, di trovare proprio l'ingranaggio dell'amore, diciamolo così. Ebbene, quel bambino che è nato, quel Dio che è là nel presepio, è la comunicazione, è l'incontro, è la relazione, è la porta aperta, è la sapienza. Abbiamo sentito che nella prima lettura, no, la sapienza. Che cos'è la sapienza? Il sapore, il gusto. Mamma mia, quante cose che abbiamo gustato in questi giorni. Magari anche il cibo, no? Che buono. Mamma, grazie del cibo che mi hai fatto. Difficile che venga fuori dai bambini questa parola, però se mangiano di gusto la mamma è contenta. Il gusto, eh? Bene. Dio è questa sapienza, questo gusto, perché possiamo gustare questo Dio. Capite, sono tutte espressioni, faccio fatica a dirle, perché sono limitate in se stesse, però dicono come questo Dio è la comunicazione, come questo Dio si fa gustare, si incontra, vuole che noi lo incontriamo. Il verbo, il gusto, la parola, è un progetto che Dio ha. Sapete qual è il progetto che Dio ha? Che l'umanità è sua e che l'umanità è la sua presenza e che l'umanità è la sua presenza piena di amore. Questo è il nostro Dio, è venuto per questo. Oh, se lo leggiamo fino in fondo, poi è ancora più meraviglioso questo discorso. Pensate all'ultima frase, dice così: Dio, nessuno lo ha mai visto. Sei sicuro, Giovanni? Sì, Dio nessuno lo ha mai visto. Ma guarda che nella Bibbia si dice che Mosè ha visto Dio faccia a faccia. Ti dice Giovanni, Mosè ha visto poco. Ha visto niente quasi. Dio nessuno lo ha mai visto, perché quando un uomo cerca di vedere Dio, di immaginarselo, riesce a fare di quelle cose orribili delle volte. Pensate, basta concepire, guardare, vedere quante cose orribili nel nome di Dio si fanno. Prima di venire qua a celebrare la messa ho letto il giornale. Anche ieri nel nome di Dio si è ucciso. Le guerre fatte nel nome di Dio. Perché? Siamo noi uomini che proiettiamo le nostre immagini e li chiamiamo Dio. Proiettiamo quello che abbiamo dentro, addirittura i nostri sentimenti, e li chiamiamo Dio. Mosè, anche lui. Quindi San Giovanni sta contestando addirittura la Bibbia, qua. Anche Mosè. Addirittura si era costruito la legge e diceva che la legge è quasi Dio. Uno solo ha conosciuto Dio. Ci dice adesso questo San Giovanni, ed è Gesù. È lui che è venuto a portarci, a rivelarci, a farci conoscere Dio nel mistero più profondo. E noi sappiamo che leggendo Gesù leggiamo Dio. Vedendo quello che Gesù ha fatto, vediamo Dio che fa. Perché Gesù è Dio. Meglio ancora, Dio è Gesù. Sembra la stessa cosa. Dovrei star qua tutta la mattina per spiegarvela, ma provate a pensarci. Adesso Gesù è Lui che è il Dio con noi. È Lui e non altri. Perché quello che ha fatto, quello che ha detto, la sua attenzione che aveva nei confronti degli altri, dei più piccoli, dei poveri, andando a cercarli, andando a cercare a mangiare con i pubblicani, i peccatori, le prostitute, là manifestava questo Dio interessato all'umanità,
altro che farsi le guerre nel nome di Dio. Posso dirvelo, Dio ha fatto l'amore, non ha fatto la guerra. Tenetelo sempre presente. E quando sentite qualche pazzo, anche cristiano, che fa la guerra nel nome di Dio, dite che è pazzo, fino in fondo. Perché Dio non ha mai fatto le guerre e noi non possiamo fare le guerre, perché vuole un bene enorme a tutta l'umanità, tutta. E per farci, non dico capire, ma intuire questo, eccolo là il nostro Dio. C'è la croce, c'è un amore che si dà totalmente. Altro che le guerre, fa l'amore. Questo Dio, Gesù, fa l'amore per il bene dell'umanità. E pensate, arriva a dire, no? E il Verbo, questa parola, questa sapienza, questo progetto di amore di Dio, il Verbo si fece carne. Lo dice qua, E guardate bene. Per noi c'è un po' di confusione, tutto fa brodo, ma non è proprio così. Non ha detto che si fece uomo. Si fece carne. E la carne è la fragilità più fragile dell'umanità. Questo voleva dire. Dio si è fatto fragile, si è fatto piccolo, si è fatto ultimo tra gli ultimi. Ha accolto la nostra umanità proprio nella sua fragilità più assoluta, più assurda. Questo è diventato Dio per il bene. Ma quanto bene ci vuole allora questo Dio? Altro che le guerre. È un amore smisurato. E il Verbo si fece carne, e poi che cosa dice? Sentite che bello. E ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Non è neanche una dimora qualsiasi, una tenda. Perché allora le dimore erano proprio le tende dei pastori, no? E che cosa fa il pastore? Vuol così bene alle sue pecore, no? Che prende la tenda, la pianta qua, perché lì c'è un buon pascolo. E poi prende la tenda, la porta da un'altra parte, perché c'è ancora il verde perché le pecore possono mangiare. E poi ancora Dio che viene dietro a noi, a ciascuno di noi. Ci vuole talmente bene che ci viene dietro. Non è che noi dobbiamo andare dietro a Dio, è Lui che viene dietro a noi. Ma quanto bene ci vuole. Vero che l'avete trovato questo Dio accanto a voi questa settimana? Perché non dovete andare a cercarlo chissà dove, eh? Purtroppo, no? Abbiamo pensato, ci hanno insegnato, abbiamo imparato che Dio bisogna andare a cercarlo, è Lui che viene a cercarci, a piantare la sua tenda continuamente in mezzo a noi, basta aprire gli occhi. Purtroppo però, lo dice sempre qua San Giovanni, cosa succede? Che tanti, anch'io, anche tu, non lo capiamo, non lo scorgiamo, lo abbiamo addirittura rifiutato, lo rifiutiamo. Però, sentite, a quanti lo hanno accolto, ha fatto il regalo più grande che ci sia, più bello che ci sia. A quanti lo hanno accolto, li ha fatti diventare figli di Dio. Che bello. Io sono figlio di Dio, ma che dignità ho? Che immensità di dignità abbiamo, ciascuno di noi. Siamo figli, non figli della serva, figli di qua, figli di là, come tante volte purtroppo ci offendiamo. Siamo figli di Dio. Che immensità di grandezza che abbiamo. Dal giorno del battesimo, ma poi sempre, tutta l'umanità. Solo che noi nel battesimo questo lo sappiamo. Lo riconosciamo e possiamo riconoscerselo. Tutta l'umanità è figlia di Dio. Noi abbiamo il segno che ci fa godere di questo. Grazie Signore. Dai che proviamo allora proprio a vivere di questo segno, a vivere di questa dignità, a riconoscerla nell'altro, nell'altra, a valorizzarla, a rispettarla. Dio è in mezzo a noi. Ogni volta che noi rispettiamo, facciamo crescere la persona che ci sta accanto a noi, nella dignità che ha, questo ci fa proprio vivere del dono di Dio. Siamo Suoi figli. Ecco, mi sono solamente attardato a introdurvi,
dovremmo, se avete voglia, durante questa settimana, questi giorni, riprendete fuori, proprio è l'inizio del Vangelo di San Giovanni, si chiama il prologo. Io ho solamente dato qualche piccolo spunto, hanno versato addirittura non so quanti litri di inchiostro per scrivere, per parlare di questa introduzione di San Giovanni. A noi non servono tutte quelle cose là, ma gustare la bellezza di un Dio che si incarna, che è presente in mezzo a noi, e vedere quanta dignità noi abbiamo proprio perché Lui si è fatto verbo, si è fatto a comunicazione in mezzo a noi, credo che anche questo ci sia sufficiente, magari per dire grazie Signore. E ci auguriamo proprio ancora in questo senso, buon Natale e buon cammino a tutti.